Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Euro Truck Simulator 2 e nello specifico l'appuntamento settimanale con il TurboStar di RAF Garage. E allora, oggi continuiamo la nostra traversata del continente È un europeo. viaggio. E come sempre, tengo a precisare che questa sfida prende spunto da appunto da un'impresa che ha fatto un bravissimo youtuber che si chiama Nazario Nesta, e praticamente lui ha girato il perimetro dell'Italia a piedi, e ho preso spunto dalla sua impresa e ho pensato di fare qualcosa di simile, e quindi oggi continuerò appunto la parte un po' più leggera, più light di questa sfida. Quindi oggi partiremo da Barcellona e arriveremo alla città di Algeciras o Algeciras, e percorreremo quest'ultimo tratto di strada e poi la settimana prossima raggiungeremo appunto Lisbona, che è la città dalla quale è partito tutto. Hi everyone, welcome to our first appointment of the week with the Euro Truck Simulator 2, with the challenge with our beloved TurboStar by RAF Garage. Today we will go on doing our challenge. I want to say again that this challenge has been inspired by Nazario Nesta. He is a very good streamer and YouTuber, and so I want to precise this. And today Voltare a destra. we will start our trip from All'andatoria, prendere la prima uscita. Barcelona, and we will join Uscita in corso. Algeciras City. I hope you will enjoy again. Thank you so much. Ciao, SDJ. Benvenuto in live, carissimo. Come stai innanzitutto? Ben ritrovato. Allora, ho studiato in Francia, ho frequentato l'equivalente della prima media, ho fatto anche una parte della CCM, che corrisponde, scusa, l'ACP, che corrisponde alla nostra quinta elementare. Per quanto riguarda le altre lingue, le ho studiate, Andare dritti. l'inglese, ho frequentato l'istituto alberghiero, e quindi diciamo che ecco, cerco di in qualche modo di fare questi esercizi, chiamiamolo così, in modo tale appunto da evitare di poterle dimenticare. Allora, salut a tous et bienvenue à Ciao. notre. Sani e salvi. Bienvenue à notre rendez-vous du mardi, notre premier rendez-vous de la semaine avec Truck Simulator 2 et avec le TurboStar RAF Garage. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi. Nous allons partir de la ville de Barcelone et nous arriverons à Algeciras. Je tiens à préciser, naturellement, que ce défi-là, j'ai été inspiré,
par un très bon youtubeur qui s'appelle Nazarionesta. Et il a tourné le périmètre de l'Italie à pied. Et moi, je suis en train de le faire avec le tube Borstar, mais naturellement du continent européen. J'espère que vous allez bien accueillir encore une fois ce format. Et donc, je vous souhaite un bon début de semaine. Je sais bien que la semaine, elle commence le lundi, mais je commence à faire le direct et produire mes contenus dans du mardi. Donc, merci encore à vous tous. Je vous donne la bienvenue et j'espère que vous allez bien agréer ce petit voyage. E allora un saluto a tutti quanti e benvenuti all'appuntamento Rumar 3 con Turbo Star in Rough Garage e quindi con Euro Truck Simulator 2. Oggi partiamo da Barcellona, eravamo a città di Algeciras, non so come si dice. E ancora una volta, perché diciamo, è la prima volta che sta seguendo questa serie. Oggi vi do spunto da Nazario Onesta, un bravo youtuber che ha fatto la sfida, che praticamente si è girato tutta l'Italia, se l'ha girata a per. E io ovviamente sto facendo una cosa un po' più particolare, quindi sto girando un po' per l'Europa, però ovviamente a bordo Goppo Turbo Star Rough Garage voglio 640 cavalli. Spero che questo format vi sta piacendo. Prepararsi a voltare a sinistra. Approfitto ancora una volta per ringraziare a tutti quanti voi che mi state guardando in diretta e ovviamente a tutti quanti voi che mi state guardando in replica anche a Twitch e a YouTube. Allora, SDJ, scusami. Allora, il mio problema è che non so parlare in altre lingue. E beh, non è un problema. Poi non si finisce mai di imparare, per cui non è mai troppo tardi per provare. Diciamo che in età un po' più avanzata può risultare un po' più difficoltoso magari l'apprendimento rispetto a quando si è un po' più giovani, però insomma, ho detto, non si finisce mai di imparare. Ah, ok, ho capito. È al contrario di me. Io per esempio queste lingue qui più o meno me la cavo a parlarne. Il francese molto meno lo riesco a parlare perché ho fatto veramente poco esercizio in questi ultimi anni. E poi c'è sempre il fatto che comunque lo scritto, il francese è un po' più complicato perché l'inglese bene o male, diciamo, anche nelle attività radio CB che io faccio con l'inglese bene o male lo parlo, quindi è la lingua più diffusa, mentre invece il francese è un po' più lungo a discorso perché appunto l'ho imparato a scrivere, diciamo che molte parole sbaglio a scriverle. E quindi questo è quanto, però per cui voglio dire, non è mai troppo tardi, sai, a volte capita che quando sei fuori allenamento con una lingua ti basterebbe anche restare per qualche mese, un paio di mesi da fare una full immersion lì in loco nella nazione e vedi che poi dopo tenersi a destra e poi uscire a destra. Forzatamente, diciamo così, tra virgolette, ti troveresti poi a iniziare ad orecchiare le parole, iniziare anche a ricordare qualcosa. Tenersi a sinistra. Ah, il cinese mandarino. Io sapevo che è la lingua napoletana. Scherzo, scherzo, però. Tenersi a sinistra. Diciamo che la lingua napoletana è la lingua del bel canto, per cui a volte bastano 5 note
intonare un motivetto che la maggior parte delle persone, anche non italiane, l'avranno ascoltata sicuramente, scritta da un certo Enrico Caruso. È un qualcosa che pare che si chiama O Sole Mio. Scherzi a parte, comunque ci sono lingue sicuramente più conosciute, però diciamo che sulla carta sarebbe l'inglese. Poi il cinese non lo conosco, quindi non conosco, quindi, però se mi dici che è così, allora ti credo. Cinese mandarino. Che poi che differenza c'è tra il cinese, diciamo così, quello chiamiamolo standard, e quello mandarino? Mi pare che c'è sta una differenza, almeno così in molti mi hanno detto sta cosa. Ah, ma dimmi la verità, che rimanga tra di noi, hai googolato, vero? Tenersi a sinistra. E noi ci teniamo a sinistra qua. E questo è il Turbo Star di Rough Garage con una DLC della Volvo. Macchine da movimento terra. Beh, tranquilla, si scherza ovviamente. SDJ, se posso chiamarti DJ. Allora, vediamo un po'. Ah, Fortnite, ti ho fatto il suo, ok. Ma tu hai mai giocato ad Euro Truck, oppure che ne so, a Farming? O meglio, magari ti è mai venuta quella curiosità? Parte il mitico Fanbus, che è un gran maestro, è un simpaticone, oltre ad essere prima di tutto una bravissima persona e poi anche un simpaticone, uno streamer incredibile. Non so se lo conosci, ma se non lo conosci ti suggerisco di andarlo a seguire. Fanbus 08, che è ottimo, bravissimo. Ah, Litis, sì, Litis si fanno materie un po' più tecniche, se non ricordo male. Si fa un po' di inglese, ma forse non come, se non ricordo male, non proprio come tipo l'istituto alberghiero o un liceo linguistico, diciamo così, dove è richiesta una conoscenza delle lingue. E allora mi ricordavo, perché anche un altro mio carissimo amico fraterno, anche lui ha frequentato l'ITIS e anche lui ha studiato solo l'inglese, ma diciamo che un po' ovunque si studia l'inglese, perché è la lingua, diciamo così, più diffusa a livello internazionale, o meglio, per meglio dire, la lingua cacchio, presa la prima multa. E dicevo che è la lingua, quella diciamo più diffusa al mondo. Io ho studiato anche il tedesco, però per esempio il tedesco è molto complesso e molto complicato per quanto riguarda la pronuncia. Per esempio ich bin, e la pronuncia non ti esce. A me, ne parlo per me, perché avevo un insegnante di tedesco che era molto, ci teneva molto effettivamente, parliamoci chiaramente, quando uno vuole insegna qualcosa cerca di farlo nel migliore dei modi, e la lingua tedesca è stata l'unica lingua con la quale ho trovato difficoltà. Chimica, informatica, grafica, meccanica e robotica. Ah, ottimo, e tu già hai iniziato a valutare quale indirizzo, o magari se hai una passione in particolare che magari sai tu più, o dove sei più portato, che ne sei, informatica piuttosto che chi.
Ah, ok. E allora, hai già individuato per quale indirizzo sei più portato. E informatica è un bel indirizzo. Poi soprattutto se approfondisci la materia e tipo fai qualcosa. Ah, quindi stai a buon punto. E informatica, io non ho studiato informatica. Però, per esempio, diciamo così, tra virgolette, da autodidatta ho imparato ad assemblare i computer, e poi ovviamente ho imparato anche per forza di cose a ripararli, quindi a capire il problema e cercare la soluzione, quindi ti capisco. Beh, sì, università. Quello poi lì puoi fare pure un corso specifico tipo per le reti informatiche, queste cose qua. Che di questi tempi una conoscenza nell'ambito della sicurezza cibernetica, visto che questa oramai è l'era digitale, comunque Tenersi a sinistra. può tornare sempre utile. Io qualcosina riesco a fare, tipo la rete wifi, queste cose qua, però. Dove non riesco ad arrivare io con le mie capacità, cerco sempre i consigli di qualche persona più esperta. E quindi, un attimo, diciamo che non si finisce mai di imparare. DJ, tu di dove sei? Se mi dice solo la provincia, perché non so se te l'ho già chiesto. Io comunque sono della provincia di Napoli, dell'area nord di Napoli, insomma, confine fra la provincia di Napoli e la provincia di Caserta. Ah, Marche, bella! Bella zona lì. DJ, solo una cortesia, mi dici un attimo se l'audio si sente bene, nel senso se si sente doppia la voce, queste cose qua. Mi faresti veramente una gentilezza? Ok, perché domenica ho riscontrato un po' di problemi tecnici e quindi mi serviva sapere un attimino com'è la situazione. Perché io qua in cuffia sento in un modo e capita molto spesso che over, diciamo così, si ascolta in un altro modo. Ok, quindi almeno oggi per il momento sta andando bene, dai. Ah, sei un appassionato di hardware allora, che di questi tempi qua scarseggiano quel poco che si riesce a trovare per via della crisi del silicio che c'è stato l'anno scorso, insomma, al periodo di lockdown totale. L'hardware costa un botto. Infatti io volevo cambiare la RAM, però non mi conviene, perché 32 giga di RAM che l'anno scorso li avrei pagati 270, diciamo 300 euro, oggi li pagherei almeno il doppio. E allora finché sta situazione non si calma e finché i prezzi non tornano abbordabili, io penso proprio di non fare questo upgrade, che non è necessario, non è urgente. Però se riesco a fare questo upgrade insieme a un'altra scheda grafica per gestire il software, per lo streaming. Ovviamente sempre dello stesso brand, perché altrimenti poi, come si diceva una volta su Windows 95, poi i driver vanno in conflitto, gli hardware pure, quindi diventa
molto complicate, non si ha più un sistema stabile. E su queste cose qua io sono esigente. Infatti, tutti i sistemi che io ho assemblato sono stabili e tutti i pezzi sono compatibili al 100% con la scheda madre. E i Mac hanno degli ottimi monitor, però come hardware, insomma, non sono macchine potentissime, però per quello che devono fare, lo fanno in maniera eccellente, direi. Poi ovviamente, essendo dietro a un monitor, se mettono un processore un po' più potente rischia, cioè riscalda e quindi va un pochettino a compromettere il tutto. Non ne ho mai posseduto uno. Mi ero incuriosito, però l'hardware, diciamo, per un certo uso va bene, per un uso un po' più da ufficio. Anche se comunque Windows, se uno sa cosa deve fare e sa come settarlo, diventa altrettanto fluido e veloce. Insomma, io questo sarà il 40° computer che ho assemblato dal 96 e quindi un po' di esperienza l'ho fatta. E quindi è per questo che parlo un po' così, diciamo in maniera un po' più così. Gaming, oddio, si può anche usare, però non puoi utilizzare setting, i parametri particolarmente alti, insomma. Che poi non so, io sono rimasto che sfruttavano una scheda grafica integrata nel processore e mi pare che alcuni Mac utilizzassero delle schede grafiche che non ricordo se erano Nvidia, mi pare Nvidia o AMD. Comunque mi sono fatto una bella cultura. Ci sono anche gli Hackintosh, queste cose qua fatti con i PC, però poi con i programmi, queste cose qua, però. Ok, allora è tutto il processore che gestisce. 630 HD mi pare, una cosa del genere. Diciamo che se uno non ha grandi pretese con un Mac ci potrebbe anche giocare, però voglio dire, una macchina da 2000 euro e poi, insomma, non utilizzarla per non sfruttare il potenziale che ha quella macchina, e penso che sia, cioè, uno dei propri soldi può farne quello che vuole, però secondo me con quei soldi, se proprio vuole farci un po' di tutto, diciamo, potrebbe sempre optare per un PC molto più abbordabile dal punto di vista del prezzo, anche se al momento assemblarti un PC ti verrebbe a costare quasi quando un Mac. Passi a sinistra. Però, insomma, dipende dall'uso che uno ne vuole fare. Diciamo che Windows e i PC, quindi è un po' più multitasking, si adatta un po' a tutto. Però se io dovessi comprare un Mac per giocarci, oddio, non andare a spendere tutti questi soldi. E anche perché con 2000 euro, insomma, potrei anche fare la pazzia e prendermi una scheda grafica abbastanza avanzata, cosa che al momento non fare, però diciamo dipende anche dalla passione di una persona, che uno che passione c'ha. Vabbè, i Mac sono belli, guarda, ti ho detto, i Mac hanno una cosa che è straordinaria, sono i display. Retina, tutte queste cose qua. E
però l'hardware all'interno non è particolarmente performante. Però mi ricordo che era possibile acquistare anche dei monitor della Apple. Per un periodo li avevo adocchiati pure io, solo monitor, ma solo per il fatto della grafica, diciamo così. Però poi Tenersi a sinistra. quando era il periodo che dovevo cambiare il monitor da monitor gaming, alla fine ho optato per un monitor di Tenersi fascia a sinistra. medio alta, diciamo così, un monitor fotografico, per cui mi trovo ad avere un monitor che ci faccio tutto, gli occhi non si stancano e ha anche un'ottima risoluzione dei caratteri, i famosi DPI e DPP, insomma quelle sigle là. Prima avevo un monitor a 120 Hz, però gli occhi si stressavano. Era negli occhi perché ho sempre fatto lunghe sessioni di lavoro davanti al computer, quindi lavoro si intende quando stai davanti alla macchina e quindi passi diverse ore, e con quel vecchio monitor gli occhi mi bruciavano, mi facevano male, mentre invece con questo qui fotografico, 60 Hz, 60 fotogrammi, gli occhi non si sforzano perché Tenersi a sinistra. è un monitor precalibrato e quindi ha i colori netti e ha anche il sistema che filtra luce blu. E quindi questo qua permette ulteriormente di non stressare gli occhi. E quindi questa è la situation. Ti ho raccontato un po' di questa cosa qui. Vabbè, poi senza dirti che nel case i PC, ovviamente, l'ultimo PC, cioè quello che sto utilizzando oramai da 3 anni, vabbè, diciamo che 8 anni fa ho creato un impianto di raffreddamento per il computer, quindi un custom loop, scheda grafica con il processore a liquido, Tenersi a sinistra. con i radiatori. C'è un radiatore da 360 sopra e poi un radiatore da 120 dietro. E ho studiato bene prima di farmi sta cosa. Diciamo che col tempo, ecco, diciamo così, non tutto l'ho fatto subito, ma piano piano ho fatto un po' tutte queste cose qua. Per presentazione, se intendi presentazione, dici di presenza, sì, sicuramente un monitor, vedere un Apple è tutto un altro pianeta. Però per le presentazioni tipo PowerPoint, queste cose qua, anche Windows, diciamo, il PC non se la cava male. Che poi per PC non c'è soltanto Windows, ma c'è anche Linux, ci sono Ubuntu, ci sono tanti sistemi operativi che anche quelli ho provato. E qua faccio un attimo il rabocco, altrimenti rimango a secco. Sto ricalcolando il percorso. Li ho provati un po' tutti questi sistemi operativi. Ubuntu è un open source, è Linux. Li ho provati tutti, hanno pure delle buone applicazioni, fatte rende bene. Io intendo quando ti metto. Ah, sì, sicuramente, però se ti metti un bel monitor fotografico davanti hai la stessa sensazione. Fidati che è così. Perché il bello del Mac alla fine è il monitor, cioè la qualità dell'immagine.
che non so se sei pratico, diciamo così, di fotografie della curva colori. In pratica è Adobe RGB. In pratica hanno una gamma di colori molto più ampia rispetto alla classica, anche sRGB. Apple RGB, sRGB. Comunque la gamma dinamica di colori non ha precedenti, però il pannello è quello alla fine che fa la differenza. Però ti ripeto, sono ottime macchine, però l'hardware, insomma, non è il top, però hanno grandiosi monitor, grandiosi. Poi sistemi proprietari, quindi loro tranquillamente girano molto più velocemente perché si aprono meno programmi. Però ho detto, se uno sa come programmare Windows, lo rende molto più veloce. Basterebbe anche un disco SSD già per velocizzare l'accensione di un PC. Io, mio zio, ingegnere. Eh sì, io ti ho detto, non ci ho mai messo mano su un Mac. L'ho visti così negli Apple Store, ho dato un'occhiata e i monitor sono grandiosi, questo sì. Poi un po' di conoscenza degli hardware, e bazzicando pure un pochettino sui vari forum, diciamo, ti rendi conto che se riesci a trovare un monitor Mac Retina, queste cose qua, io lo prenderei, o meglio, l'avrei preso subito. Che adesso c'ho il monitor fotografico 27 pollici. Ormai sono 4 anni e mezzo, quasi 5 anni che ce l'ho, ed è qualcosa di che non cambierei più. È sempre in formato 16 noni. Non mi lamento, ti ho detto, i Mac sono belli, però costano. Sistemi operativi grandiosi, tra l'altro, eh. Che poi c'è un amico che è tipografo e sono andato, un bel po' di anni fa sono andato a trovarlo nella sua tipografia, ho visto il Mac là, era un 2K. Rimasi scioccato dalla qualità del monitor, di come fossero belli, pieni i colori. Non erano i classici colori, ma si vedeva il mio occhio, che occhio, diciamo, allenato alla fotografia, si vedeva proprio che era di una spanna sopra al vecchio monitor che c'avevo. Con questo qua, insomma, pure se la cava. Io ho un BenQ 27 2700p di una cosa del genere. E per quello che ci devo fare, ti ho detto, ci faccio tutto, dalle elaborazioni delle foto al video editing, al gaming, ci faccio tutto. Non mi stanco più come una volta. Per cui, se tu dovessi un giorno acquistare un computer, il mio consiglio: spendi qualcosina in più sul monitor, perché il monitor è quella cosa che intanto tu utilizzerai per più ore. E poi, se lo prendi di buona qualità e con un sistema anti blue lights, se diciamo quello che va a ridurre le luci blu, meglio ancora. Stressi poco gli occhi e poi fai un acquisto una volta e per sempre. Poi il case, la scheda madre, tutte queste cose qui le puoi pure cambiare tranquillamente.
Ma il monitor, io personalmente, per la mia esperienza personale, ti dico, metti qualcosina di soldi in più da parte per il monitor. Tenersi a sinistra. Perché fa la differenza il monitor. Scusami se ti ho fatto una capra catante, come si dice in gergo. Ma che c'hai almeno un monitor, diciamo, che ti permette di non, che lo vedi bene, ecco, diciamo che non dando gli hertz, ma i colori li vedi bene Tenersi a sinistra. e i caratteri non li vedi sfocati, che l'occhio, sai, non si affatica. Ah, allora stai a posto. Se c'è il monitor, allora sì. Allora stai a posto. Se c'hai un buon monitor che ti soddisfa, allora. Quando c'è l'occasione, appena trovi l'occasione buona, insomma, fai il passo. Perché se hai una scheda grafica top, ma hai un monitor che è un po' e allora non te ne vedi bene, diciamo così, non ne usufruisci appieno delle potenzialità. Dici, non ho inteso che non hai monitor, oppure che aspetti, vuoi aspettare che si abbassano i prezzi dell'hardware o altro? Scusami, perché quella mi arriva con un po' di ritardo la chat di Jay, ti chiedo scusa. Ottimo, oh, ma fai bene che per quanto uno possa essere appassionato su certe cose, poi come dire, poi ognuno gestisce le proprie finanze come meglio crede di fare, però personalmente, e come ho letto già, meglio aspettare, pure aspettare un paio d'anni. Io mo pure io arrangerò così un paio d'anni, sicuramente ce ne vorrà ancora per un po'. Appena i prezzi ritorneranno abbordabili, mi prendo una terza scheda grafica che andrà a gestire il software per lo streaming, e poi c'ho una Nvidia Quadro P400 che mi gestisce la DirectX, anche perché con una 1060, se voglio giocare in il monitor in 2K è un po' complicato, quindi ci vuole un po' così. Ah, perché tu dici per prepararti il computer, dici, vabbè, questo sì. Valuta comunque. Cerca di bilanciare le spese. Insomma, so che tu dici, Fabri, ma chi sei? Però te lo dico, è il mio consiglio personale. Poi, come dire, magari prendi quello che reputi sia ci sia di buono in un discorso, e poi fai un filtration. Io, per esempio, un sistema che vorrei assemblare è quello AMD, che non l'ho mai fatto. AMD, sia processore sia scheda grafica. Una volta si chiamavano ATI Radeon, e quello è un sistema che non ho mai provato, per esempio. E so che ci sono degli ottimi processori anche di fascia non altissima che in game vanno una bomba. Infatti molto spesso mi pare che Miticaccio, non so se lo conosci, mi pare che lui parlò del suo processore e mi andai a vedere le caratteristiche, e sono veramente ottimi processori. Non solo, so che anche hanno migliorato anche il consumo di corrente e poi anche la dissipazione, perché i vecchi processori AMD, ovviamente ti parlo di almeno 10-15 anni fa,
scaldavano tantissimo. Invece adesso a quanto pare le hanno ottimizzate, quindi è da provare assolutamente, perché poi Intel, diciamo, insieme a Nvidia sono i marchi più conosciuti e un po' più commerciali, quindi mi stuzzica anche fare un sistema non particolarmente performante con AMD. Alla fine, come vedi, tra una chiacchiera e un'altra, senza volerlo, abbiamo, come dire, fatto uno scambio di idee, di opinioni, insomma, senza volerlo. L'informatica è un mondo molto vasto, non è solo, diciamo, quello che ci abbiamo a portata di mano, ma diciamo, per conoscenze di altri amici mi hanno detto che è molto molto più ampio, e quindi è importante, soprattutto visto che ti stai appassionando, continuare. E magari se ci sono anche corsi che magari la regione o qualche ente ti fa fare per avere anche attestati, può tornare sempre utile anche per un iter concorsuale o per entrare in qualche azienda che comunque fa punteggio. Per cui più cose fai, e poi soprattutto quando sei la tua passione approfondisci. Ma te lo dico proprio, non dico come fratello, ma anche come padre, perché da come ho capito potresti essere mio figlio, quindi, anche se non sono sposato, però ti do un consiglio proprio così: proprio se questa cosa ti piace tanto tanto tanto, approfondisci, studia, mettiti di impegno, perché poi lo farai con una passione tale che ti verrà, non dico naturale e normale come mangiare o dormire, ma giù di lì. Oh, senza volerlo, mi resta solo un quarto di strada. Raf Garage, un nome e una garanzia. Sempre dritto. Perché se... Vai, non ti preoccupare, DJ, scrivi tranquillamente. Basta che non scrivi parole pesanti, puoi scrivere tranquillamente, non ti preoccupare. Se qualche altra volta mi sono permesso di, come dire, di farti notare magari che hai scritto qualcosa di non proprio corretto, insomma, a parte quello, in questo canale sei sempre benvenuto. Ah sì, lo scambio di opinioni, ma questo poi ti aiuta anche a rodare, no? Diciamo così, impari ad ascoltare, poi inizi a filtrare un pochettino le cose. Magari, come ho fatto in passato, qualcuno che era più bravo di me diceva, mi dava un consiglio su una cosa, io ne facevo tesoro e subito poi dopo cercavo di metterlo in pratica. Chi dice le sue opinioni con altre persone dice che non è umano, ma dipende sempre da come si rapportano le persone, che se le persone si rapportano bene e magari questa persona è propensa a
diffondere, diciamo così, quelle poche o quelle conoscenze che c'ha senza alcun problema. Ci sono tante persone. Diciamo che però a volte è un po' complicato perché alcune persone o alcuni professionisti a volte un po' per tante ragioni, diciamo così, cercano di non svelare trucchi così, però diciamo che ci sono il 99% delle persone che i consigli li dispensano e li dispensano anche a gratis. Però tu comunque ti ho detto, l'importante è che approfondisci. Approfondisci il più possibile, che il campo informatico è bello ampio. Io non ho, diciamo così, mi sono fermato al diploma. Però mi sono appassionato all'informatica da autodidatta, per cui ho capito che è un mondo molto 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 ampio. Allora, mo qua, dritto, ok, Malaga. Poi, quando hai qualche dubbio, magari non crearti problemi. Se conosco la risposta, allora te la do, altrimenti tocca anche a me andare a capire sta cosa. Però, insomma, per quello che posso fare, a disposition. Capitan Price. Effetto eco. E comunque gli sviluppatori di Aerotrack hanno fatto un lavoro grandioso e hanno corretto anche, tra l'altro, le aberrazioni cromatiche sulle superfici grigio bianche. Ottimo. Hanno fatto un ottimo lavoro. Scusate, andiamo un po' di fretta. Oh, qua ci arriva la multina, ci arriva però, eh. Ci arriva la sfogliatella. Ecco qua, 80 km orari. Volevo approfittare per ringraziare Cairo underscore K9 per il follow al canale quando ero offline. Non so, Cairo, se mai dovessi guardare questo video in replica, colgo l'occasione per ringraziarti e per ringraziarti per il follow e mi auguro di essere all'altezza di poter produrre prodotti, insomma, che possono essere di tuo gradimento. E approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi state guardando in questo momento in replica qui su Twitch e ovviamente anche sul mio canale YouTube. E questo video ovviamente su YouTube sarà disponibile giovedì alle 12. Amici, sì, ma vedi, DJ, non tutti fanno le cose con la costanza e soprattutto con il senso del dovere. Non tutti sentono il peso di una certa cosa, o magari perché lo fanno quella cosa, ma fatta a strascico e non che si sentono motivati.
Caspita, ma allora, effetti, allora vedi, diciamo così, leggendo quest'ultimo passaggio, mi fa capire che sei veramente molto, molto appassionato allo studio. È un'ottima cosa. Tenersi a sinistra. DJ, diciamo che teoricamente, come dici tu, diciamo che è corretto, però a volte non tutti hanno le capacità di poter mandare avanti determinate cose. Magari tu puoi sempre dirgli: guarda, è vero che tu devi mandare, però dici, magari lo puoi spronare ad impegnarsi quel poco che gli basta per, almeno per superare questa situazione. Anche perché io mo, da come ho capito, da come ho letto, sta al quarto anno, quindi si tratterebbe eventualmente di fare un piccolo sforzo. Se tu non vuoi più andare a scuola, non andarci. Lo so, DJ. Il tuo discorso non fa una piega, però diciamo che il diploma di questi tempi, anche se forse potrebbe anche non avere il peso e il valore di una volta, però comunque è un titolo che ti permette di fare tante cose. E chiunque, sai, DJ, le cose non vanno mai lisce. O meglio, seppure ti vanno liscio, non è che uno migliora. Ci vuole sempre qualche ostacolino che ti permette di fare quello scatto d'orgoglio, e che ti fa mettere in competizione con te stesso. Per cui sono contento per te, perché alla fine anche tu, diciamo così, dopo un po' di difficoltà sei riuscito a fare un bel salto, e quindi a superare le difficoltà. Poi dipende sempre, diciamo, uno come imbocca la strada, quindi purtroppo non tutti, ho detto, si appassionano allo studio. Ci vuole costanza, e quindi diciamo così, bisogna riuscire a dare le giuste priorità, ecco. Quindi è per questo che tu, per esempio, dai priorità allo studio, perché sai che lo studio ti forma e quindi ti permetterà poi di avere un futuro. E quindi sei una persona coscienziosa. Una mia amica è riuscita a farmi uscire da sta cosa. E vedi, e lei è stata hai trovato una persona meravigliosa. Che ha fatto scaturire in te quella. Ti ha fatto, come dire, ti ha fatto fare quello scatto in più che ti ha permesso di superare quel gradino, che magari tu lo vedevi alto, quando lei in realtà forse ti ha fatto, a modo suo, te l'ha fatto vedere per quello che Andrea 80 Biella ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. è. Uila, Andreuccio carissimo, ben ritrovati in live, grazie per il raid. Fammi fare un attimo il su al mitico Andrea. Come stai, Andrea? Grazie mille.
Spero tu stia bene, sicuramente lo sarai. Andri, grazie. Come procede il tuo canale? Io poi purtroppo non sempre riesco a passare, quindi anche se non mi faccio vedere, non mi faccio sentire, però sappi che stai sempre nei pensieri tu, come gli altri amici e le amiche del canale qua. Tutto bene, ti porto un po' di... A proposito, ma nel multiplayer, vabbè che adesso sto nel single player, ma... Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, dicevo, nel single player, nel cosplay single player, tu uscire fai... A destra. Tu il convoglio lo fai tenersi su... a sinistra e poi uscire a sinistra. Su Track SMP, giusto, se non ricordo male, Andrea? Non prendevo un bel voto. Ecco, vedi DJ. Sai, a volte quando qualcuno ci dà una mano, soprattutto in questo modo qui che l'ETA è sbloccata, ci sono tenersi a destra. Ci sono, diciamo così, quei sentimenti nascosti che a volte dietro una grande azione si nascondono, o meglio vogliono nascondersi. E quindi questa persona, questa amica, trattala da principessa. Lo so che tu lo fai sicuramente, però ecco, allora mi hai capito perfettamente. Oh, io qua sono arrivato. Caspita, io sono arrivato qua. Uscire adesso. Olla. No, la macchina, peccato. L'avevo intuito e questo voleva, arrivare, diciamo così. DJ. Poi sai, potrebbe darsi anche che potrebbe essere anche magari lei, come dire, voltare a destra. Ti trovi simpatico, cioè insomma potrebbe essere come vorrei dire, ecco, esatto, mi hai tolto le parole dalla bocca. E fai bene a non farla soffrire, però vedi, voltare a destra. SDJ, non tutto ciò che brilla è oro, quindi magari, come dire, a volte noi cerchiamo l'oro e la cerchiamo, lo cerchiamo, che ne so, nei posti più particolari, quando invece a volte la semplicità è quella cosa che ti fa capire che è una persona speciale. Quindi con ciò non è che voglio dire qualcosa, però diciamo, tante volte c'è bisogno soltanto di vedere oltre il lato, come dire, il lato estetico. Il gesto che ha fatto è un gesto che è importante e l'ha fatto per te, quindi insomma ha un suo significato anche per lei. Ok, allora approfitto.
Ah, ok, se allora se già sei impegnato, allora il discorso cambia. E allora, DJ, approfitto per ringraziare te, come ringrazio anche il mitico Andrea per essere passato in live a farmi compagnia. DJ, quando vuoi, vieni in live o se hai bisogno di qualsiasi cosa, basta che mi mandi anche un messaggio in privato, insomma, se hai bisogno pure di un supporto morale, mi puoi anche mandare un messaggio privato. E allora io approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi per la splendida compagnia che mi avete fatto durante questa live, con il penultimo appuntamento di questo tour dedicato al Turbo Star. Quindi l'appuntamento è per martedì prossimo con il Turbo Star di Raf Garage. Sì, poi comunque non ti preoccupare che poi continua, già mi hai capito. E quindi approfitto per rinnovare l'appuntamento per martedì, quindi ci sarà sempre il martedì, ci sarà sempre l'appuntamento con il Turbo Star di Raf Garage. E allora ringrazio ancora tutti quanti voi per aver guardato questa diretta, ma ringrazio soprattutto tutti quanti voi che avete guardato questo video in replica qui su Twitch e l'avete guardato fino a questo momento. Vi invito a passare nei canali di SDJ, Shadow, Andrea80Biella, se non lo avete ancora fatto lasciate un follow e ovviamente se siete entrati in questo canale e vi siete mossi, come dire, a guardare questi video nel mio canale e magari vi sono piaciuti. Ecco, se non l'avete ancora fatto, vi invito a lasciare a seguire il canale qui su Twitch e naturalmente anche i miei canali social che troverete nella descrizione del video, sia qui su Twitch e naturalmente su YouTube. Il video su YouTube, appunto, lo troverete giovedì a mezzogiorno. Ovviamente nella descrizione del video troverete anche il link per acquistare giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, vi invito a restare ancora sintonizzati perché al termine di questo video continua la programmazione del canale. E quindi adesso approfitto per ringraziare ancora una volta. Mi faccio il solito giro multilingue e poi ci salutiamo nella lingua napoletana con il nostro consueto saluto benaugurante. So I want to say thank you so much everyone for making me company during this live streaming. I want to say thank you so much, so much if you are watching this video on rerun here on Twitch. And as well on YouTube, you can find a few links in the video description here on Twitch and as well on YouTube. The link where you can buy this game or other games with a low price at up -70%, and my social media channels that you will find as well in the description and the videos. You can watch this video on YouTube on Friday. If you are watching this video on rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You can watch the video of the other video of the programmation of this channel. Thank you so much again. Now I will talk in French, in Neapolitan, and then I will say cheers, hoping you all the best. Thank you so much. Our appointment with the Euro Truck Simulator 2 here with the Turbo Star is for next Thursday. Thank you so much. Et alors, merci beaucoup à vous pour m'avoir fait de la très bonne compagnie. Notre rendez-vous avec le Turbo Star de Raf Garage, c'est pour mardi prochain. Toujours depuis 15h30. Et si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit et multiplateforme, vous allez trouver le lien
dans la description des vidéos, soit ici que sur Twitch, sur Twitch que sur YouTube, pardon. Vous allez épargner jusqu'à moins 70%. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo. À suivre, ça va continuer la programmation du canal. Vous pouvez naturellement regarder cette vidéo en réplique sur mon canal YouTube le jeudi à midi. Merci beaucoup. Maintenant, je vais parler en napolitain et je vais vous souhaiter des très bonnes choses. E allora, io, pur che sta sfit e aiuto, io vi ringrazio assai per m'avevi fatto la compagnia, ringrazio Andrea 80 Bella, ringrazio SDJ Shadow 2016 per la compagnia che mi ha fatto l'appuntamento con Turbo Star in Raff Garage, quindi con Eurotruck Simulator 2 e per martedì prossimo, sempre ai 3:30 fino a che non arriviamo a destinazione. Poi, se siete interessati a vacata sto yoga oppure di yoga scontato, da descrizione del video, sia che anche per Twitch che anche per YouTube, ovviamente trovate i link, fra cui ci sta un link per quelli da catà. Io ho scontato molte piattaforme fino al 70%, quindi sparagnato al 70%. E poi naturalmente trovate pure i canali social miei, caso YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Sto video lo trovate anche qua YouTube, lo trovate giovedì a mezzogiorno. Per voi che state guardando questo video in replica, non abbandonate il canale, perché appena fornisce questo video continua la programmazione del canale. Quindi grazie a tutti quanti, grazie mille a tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup e state buoni.